Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio della Pixelmon. Nella scorsa puntata avete visto una partita a Indovina il Pokémon insieme a Marci. È passato per me un bel po' di tempo perché anche se voi avete visto quell'episodio solamente una settimana fa, io l'avevo registrato diversi giorni prima. E durante questo lungo periodo, ragazzi, ho fatto diverse cose per quanto riguarda la mia squadra per la palestra e sono successe altre cose all'interno del server. Quindi ora vediamo di iniziare. Ragazzi, non faccio in tempo a iniziare l'episodio che spona Landorus nelle Forest Hills. Devo assolutamente trovarlo perché è un Pokémon leggendario che non ho. Quindi faccio un giro, ragazzi, e vediamo di catturarlo. Eccolo qua, ragazzi, proprio dietro casa. Allora, non so bene che cosa utilizzare, però direi di iniziare a ingaggiarlo e poi vediamo un attimino che cosa possiamo fare. Prima di tutto andiamo a lanciare una bellissima Velox Ball perché dobbiamo provarci immediatamente. Vediamo se riusciamo a catturarlo, anche se sono sicuro di non farcela, infatti è andata male. Allora, proviamo a fargli un morsettino, vediamo un po' se il morso gli fa qualcosa. Direi di sì, perfetto. Un altro morso mi butterà giù Incineroar, infatti. Proviamo a usare un Toucannon adesso. Facciamo una mossa normale, non voglio fare mosse troppo cattive. Perfetto, adesso andiamo a cambiare Pokémon, mettiamo Gallade. Speriamo bene perché mi ha colpito ma non più di tanto. Adesso facciamo ovviamente Mega Evoluzione e un falso finale. Ho sempre questo problema che mi sembra che esca dalla battaglia, ma in realtà non è così. Ok, perfetto. Falso finale l'abbiamo fatto. Adesso provo ad addormentarlo, vediamo se ci riusciamo. Mi butta giù Gallade, però ce l'abbiamo fatta. Allora, andiamo a lanciargli una Pokéball. Direi di usare le Ultra Ball, ragazzi, perché è giorno, purtroppo non abbiamo la possibilità di utilizzare altre Pokéball interessanti. Andiamo con una Ultra Ball. Ragazzi, se catturiamo questo leggendario subito così a inizio episodio, direi che potrebbe essere un'ottima cosa. Poi vado a spiegarvi perché ho certi Pokémon di quel livello nella mia squadra e poi vi spiego tutto. Però ragazzi, mi ha preso un attimino in contropiede questa cosa. Di solito questi Pokémon qua sono abbastanza tosti. Io mi ricordo che ho fatto fatica a catturarli e me ne è scappato uno più di una volta. Quindi ragazzi, dobbiamo veramente insistere. Accidenti, mi ha già fatto fuori due Pokémon. Allora, andiamo a tirargli ancora una Ultra Ball. Ragazzi, purtroppo è così. È bellissimo tra l'altro il colore di Landorus con le shaders. Questo arancione mi piace un sacco. Di Ultra Ball ne abbiamo parecchie e tra poco saranno efficaci le Scuro Ball. Dai, vediamo se ci riusciamo lo stesso. Mi ha fatto un colpo critico però adesso, Accidenti. Ragazzi, proviamo una Timer Ball che ci sta anche come colore. Sono passati penso più di 11. Sì, forse sì. Però mi sta massacrando, ragazzi. È il momento di tirare le Scuro Ball illegali. Proviamo. Vediamo un po' se è così illegale. Non è così illegale. E anche Toucannon ci saluta. Ragazzi, Timer Ball ancora, ci riproviamo. Vediamo un po' se stavolta niente. E mi ha ucciso anche Togekiss praticamente. Abbiamo ancora una Scuro Ball. Ah, quante Pokéball ho dovuto tirare. Dai, si è liberato ancora. Non ha effetto però. Dai, non è ancora morto Togekiss. Ho ancora un'altra possibilità prima di sfoderare l'ultimo Pokémon. Ragazzi, Dusknoir, abbiamo l'ultimo Pokémon. O adesso o mai più. E non so come possa andare, Non lo so. Vediamo. Si è liberato. Ho mancato il bersaglio, per fortuna. Ancora Scuro Ball. Ragazzi, Scuro Ball fino alla fine. Vediamo un po' se questo Landorus è così tosto. Sì! Alla fine ha ceduto, ragazzi. L'abbiamo preso. Mamma mia, però, che fatica. Abbiamo dovuto far fuori 5 Pokémon e stava per farmi fuori anche l'ultimo. Oh, meno male, dai.
Allora, andiamo a vedere l'Andorus qua nel laboratorio. Eccolo qua, ragazzi. A me piace come Pokémon, Devo dire che è molto autoritario. Tra l'altro, con il Reveal Glass o Verispecchio possiamo fargli cambiare forma. E quindi abbiamo quest'altra forma che non è affatto male, anche questa. Mi piace, mi piace. Ragazzi, scrivetemi nei commenti quali delle due forme preferite del nostro Landorus. E finalmente adesso posso spiegarvi che cosa è successo con i miei Pokémon. Come potete vedere, nella mia squadra ci sono praticamente Pokémon quasi tutti del livello 70, manca solo Togekiss. Questo perché in tutti questi giorni ho lavorato e allenato i Pokémon per preparare appunto la mia squadra per la palestra. Vi faccio vedere anche gli altri che ho già messo qua nel PC, che sono tutti pronti: Toxicroak, Escavalier, Kangaskhan, Serperior, Cloyster e Milotic. E poi, ragazzi, abbiamo ovviamente Incineroar, Electivire, Togekiss e Dusknoir. Ovviamente Toucanon e Gallade non fanno parte della palestra, ma mi servono uno per catturare i Pokémon e l'altro per volare. Ragazzi, mi mancano solo due livelli di Togekiss e poi finalmente ho tutta quanta la squadra completa e presto la palestra sarà pronta e attiva. In questo periodo sono successe diverse cose strane qui all'interno del server. Vi ricordate quella struttura che vi avevo mostrato un qualche episodio fa, che era comparsa al centro della città? Beh, ragazzi, si è espansa e ora abbiamo un buco enorme con dentro della lava. Guardate che roba, tra l'altro bellissimo da vedere. Poi abbiamo questa astronave parcheggiata proprio sopra questo strano portale, non so come definirlo, e qua un'altra struttura molto strana che sembra un occhio o addirittura un altro portale. Ragazzi, sono cose sicuramente legate a Mister X. Vi avevo mostrato qualche episodio fa che c'era segnata una data e questo è quanto è successo, penso, in quella data, che era l'8 di giugno. Vedremo come si svilupperanno le faccende perché io non ne so veramente niente. Qua è comparsa anche la casa di Daniel e Tearless, un bel cuore gigante, quindi ragazzi, ci sono state tante tante cose qua all'interno del server. Ma non solo, vi ricordate l'altra faccenda di Missingno? Quella strana cosa che era comparsa nella mia cantina? Ebbene, la faccenda è andata avanti e ora nella mia cantina, in quella di Eren e in quella di Fede, sono comparsi degli altri blocchi. Non abbiamo però capito di cosa si tratta. Probabilmente, se avete visto gli episodi di Eren e di Federic, sicuramente avrete visto questa cosa qua. Allora, sono dei blocchi di colore nero e colore bianco. Abbiamo provato a mettere insieme questi blocchi per vedere se compariva qualche figura o addirittura un codice, un QR code, ma per il momento non sappiamo ancora di cosa si tratta. Ragazzi, ripeto, queste sono cose spontanee nate nel server, non sono roleplay. Quindi noi vediamo comparire queste cose, c'è qualcuno ovviamente di noi che si diverte a metterle e a fare questi enigmi. E noi, ragazzi, cerchiamo di risolverli. Però al momento non so dirvi altro. Se avrò novità, ovviamente vi terrò informati. Dopo questo lungo aggiornamento su quanto è successo in questi giorni nel server, direi di terminare l'allenamento di Togekiss e portarlo finalmente a livello 70, in modo da terminare almeno tutta quanta la squadra. Mi mancano poi un po' di mosse da sistemare ai vari Pokémon, però ragazzi, il più è fatto, il più è fatto. Vi faccio vedere che Togekiss ha già il moveset che avevo scelto per lui. Guardate che mosse gli ho messo. Ho messo una mossa di tipo volante e terlama, poi gli ho messo Dazzling Gleam di tipo folletto, un lanciafiamme di tipo fuoco e un forza sfera di tipo lotta. È un Pokémon molto interessante, quindi chi dovrà affrontarlo nella palestra avrà sicuramente del filo da torcere perché ha delle mosse molto molto particolari. Ragazzi, qua dietro c'è un Camerupt, quindi boss ovviamente. Andiamo a sconfiggerlo, così facciamo un bel po' di punti. Ho messo Milotic in squadra, vediamo se ha delle mosse di tipo acqua. Sì, ha idropompa, perfetto. Direi che con idropompa lo facciamo fuori subito. E ci prendiamo una zoom lente, una caramella rara, ok. E poi queste qua possiamo anche dropparle. Ovviamente, ragazzi, non poteva che spawnare Upa qua nel deserto, perché lui deve spawnare sempre.
Eccolo qua Upa, ragazzini, ovviamente non lo catturiamo ma cerchiamo di sconfiggerlo. Allora io direi di cambiare Pokémon e di mettere per esempio un Dusknoir, direi. Yes, così gli facciamo una bella mossa di tipo spettro e lo facciamo fuori facile, easy. Dai, vieni qua Upa. Livello 70? Ok, perfetto. Dovrei avere, esatto, palla ombra e direi di sì, palla ombra, perfetto. E come vedete siamo super efficaci. E un'altra palla ombra. Ok, ragazzi, i miei Pokémon non sono male, non sono male. Allora, abbiamo un'altra Prison Bottle, anche se l'avevamo già. E una Ender Pearl che però non ci serve. Ciao Tirlos! Ciao Tech! Oh, ma che bella casetta ho visto prima! Hai visto? Forma di cuore, l'hai visto la minimappa, che bella. A proposito di cose rosa, o meglio, violette rosa, so che tu hai catturato un ditto. Certo, l'ho trovato nella savana e qualche giorno fa. Anch'io ho un ditto. Sai cosa possiamo fare? Possiamo te l'ho proposto l'altro giorno. E ottenere delle uova a caso. Sì, lo facciamo? Sì, subito. Aspetta che vado a togliere il mio ditto dalla mia cosa lì di breeding, che era con un Electabuzz per produrmi un Elekid. Okay. Non so neanche se abbiano fatto, onestamente. Ok, intanto io c'ho, perché c'ho questo qui che mi ha ingaggiato, perché sono cattivi i Pokémon oggi. Ok. Sì, ecco, l'ho già tolto. Perfetto. Possiamo andare nel mio laboratorio, ho già pronto tutto il terreno. Dai, Fantastico, andiamo lì. Eccoci qua! Oh, guarda che bello! C'è un letto di torte per i nostri ditto. Però, un dolce letto. Un dolce letto, sì. Allora, abbiamo capito che non si può inserire un Pokémon a testa qua dentro, quindi dobbiamo scambiarlo. No. Prendiamo due uova. Sì. Uno io, uno te. E poi vediamo che cosa salta fuori, dai. Si sono messi giù. Eccoli qua, guardali! Ci sono? Sì, guardali! Oddio, quanto è piccolo il tuo! Ma questo è il mio? Questo è il tuo! Sì! Però sono rosa. Sono rosa, è l'unica cosa che conta. E poi sai che cosa? Oltre ad essere rosa, sono anche mollacciosi. Guarda come sono blu. Sì, sono sembra fatti di budino. Esatto, budino. Budino alla fragola. Va bene, dai, un po' di pazienza e vediamo cosa salta fuori. Yes. Allora, Tirless, guardiamo se c'è il primo ovetto. Sì, c'è già un ovetto. Oh, sì, sì, lo vedi? Sono stati velocissimi. Sì, e beh, guarda che qua con tutta questa dolcezza vuoi che non. Queste torte. Esatto. Allora, prendo il primo uovo e adesso aspettiamo che arrivi anche il secondo, poi ci scambiamo l'uovo e poi vediamo che cosa salta fuori. Yes. Ok. Allora, Tirless, a quanto pare c'è anche il secondo ovetto. Davvero? Che vado a ritirare. Nice. Sì. Adesso lo ritiro. Bene. Lasciamoli qua, magari intanto ne faranno un altro. Nel frattempo direi di scambiare quest'uovo. Quale vuoi, il primo o il secondo? Allora, il mio numero preferito è 4. 4, la radice quadrata di 4 è 2, quindi il secondo. Il secondo, ok, ti do il secondo. Ti restituisco l'Aurorus. Ok, però dopo devo ridarti il ma sì, ditto, faremo in qualche modo. Ti cattura un Pokémon a caso. Esatto. Perfetto. A questo punto direi di iniziare a correre. Sì, camminiamo tantissimo. Sì, ma andiamo in tondo. No, così, proprio alla zio Paperone. No, che tristezza. Andiamo a farci un giro nella vita. Sì, andiamo da qualche parte. Oh, guarda qua, mentre correvamo cosa è comparso. Un leggendario tutto rosa. Adesso vado con Tucannon e gli faccio un Pefforbecco. Vediamo un po' il Pefforbecco. Ok, l'ha quasi tirato giù praticamente. Pefforbecco ancora. E l'ha tirato giù in due colpi. Neanche ho subito danno, pensa a te. Fantastico. Allora, mi ha dato la lentiscelta, una caramella rara, la bacca babà. La bacca babà. E poi due schifosissime palline di gelatina lì. Le slime ball? Le slime ball, esatto. Quindi non ti avrò fatto nulla di interessante. No, la master ball no. Intanto corriamo, Tirlos, perché qua dobbiamo schiudere l'uovo. Ah, sì. Allora, ragazzi, il mio uovo si è schiuso e il penultimo Pokémon è quello che ho trovato. Non ho ancora detto nulla a Tirless perché anche lui ha fatto schiudere l'uovo e adesso metteremo qua i nostri Pokémon. Sei pronto? Prontissimo, allora, sono innamorato del mio Pokémon. Va bene, allora, 3, 2, 1, via! Vai. Wow! Hitmore! Decidueye! Sì, è il Pokémon Boss Spammer. Ma no, non ci credo.
Ti giuro. È bellissimo. È bellissimo. Al di là del fatto che la freccia è un po' buggata, gli cammina vicino ai piedi. Sì, però è verde anche. È anche sì, ma te lo dico, è il Pokémon perfetto. Perfetto, perfetto, sì, dire. È stato un accoppiamento che... molto, molto bello. Madonna, Hitmon è anche un Pokémon che mi piace tantissimo. Sì, non è male, non è male, non è male. Shiny è ancora più bello perché sembra proprio del magma incandescente. Infatti, però dai, mi accontento perché è un Pokémon che non avevo, dai, non avevo. Ci sta. Però effettivamente, cavoli, GG, GG, sì, dai. Beh, dai, questo è interessante, questa cosa. Interessante. Sai che, sì, sai che tutto quello che abbiamo fatto adesso con le uova di ditto randomiche, farle schiudere, sai che potrebbe essere un buon punto di partenza per un futuro minigame? Potrebbe essere un'idea. Che dici, ci lavoriamo? Ci lavoriamo, dai, ci lavoriamo. Dai, mai lavoriamoci, se che secondo mai... me... Sì, sì, la sfortuna saprà un altro minigame. Yes, finalmente, dopo tempo. Sì, sì, sì. Va bene, buon Tirlos, devo ridarti il titto, adesso lo andiamo a fare subito. Aspetta che catturo un Pokémon a caso in giro. Sì, prendine uno, quello che vuoi. Ti regalo un... quello un che fluff, non un Fluffy, un Marip. Un Marip, perfetto, bello. Bello, l'ho sempre desiderato, guarda. Se lo catturo con la Minor Ball. Con la Minor Ball. Sì, 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 sì. Eccolo, l'ha l'ho preso, perfetto. Perfetto. Andiamo a fare lo scambio e intanto ti saluto anche perché abbiamo fatto una cosa interessante. Sì, carina come cosa hai fatto. Ok, ciao, ciao. Tirlos, ciao. E dunque ragazzi, questo era l'episodio di oggi della Pixelmon. Mi raccomando, restate sintonizzati sul canale perché ci saranno presto delle novità per quanto riguarda la Pixelmon. Inoltre ho deciso che la cadenza per gli episodi di questa serie sarà sempre uno a settimana il venerdì. Questo per poter lasciare dello spazio ad altri contenuti che vorrei portare sul canale, in modo da renderlo il più vario possibile e spero anche di vostro gradimento. A questo punto ragazzi non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento al prossimo episodio. Ciao!